Long play e recensione di Toki per Amiga 500. Toki è stato un videogioco arcade che io ho sempre apprezzato molto ed ha ricevuto alcune conversioni per sistemi casalinghi, come per esempio Commodore 64, Atari ST, Nintendo, Atari Lynx e appunto Amiga. Persino una versione per Mega Drive che è stata riveduta. Ricordo che la prima volta che provai Toki su Amiga rimasi stupito. La conversione è sbalorditiva. Il videogioco è un action platform in cui dover salvare la propria fidanzata che è stata rapita da uno stregone. Lo stesso stregone ci ha trasformati in una scimmia. In qualità di scimmia possiamo saltare piuttosto in alto e soprattutto sparare dalla bocca. Il videogioco è composto da 6 schemi e altrettanti boss di fine livello, anche se questa versione Amiga divide in due l'ultimo schema, quindi potrebbe quasi sembrare che i livelli sono 7, ma in realtà rimangono 6, semplicemente l'ultimo viene spezzato a metà circa. Toki si sbarazza dei nemici grazie al suo sputo micidiale o, in molti casi, può schiacciare i nemici dall'alto verso il basso. I vari power-up comprendono la vita extra, delle monetine, un casco che ci protegge e che può anche essere usato come arma perché se andiamo addosso dei nemici con la testa mentre possediamo il casco, i malcapitati capitoleranno. E poi abbiamo tutta una serie di upgrade per il nostro fuoco che però durano tutti un certo tempo, cioè durano un pochino e poi esauriscono il loro effetto. Lo sputo micidiale può essere direzionato in orizzontale, in verticale verso l'alto oppure in diagonale. Infine è possibile fare fuoco anche mentre si salta. La grafica di Toki su Amiga è, dal mio punto di vista, che non sono un esperto del Commodore 16-bit, eccezionale. Incredibilmente simile al Coin-op, piena di colori e molto dettagliata. È presente anche uno stratino di parallasse che non fa mai male. Le animazioni sono carinissime, alcuni boss sono molto grossi. Non mi è mai capitato di assistere a rallentamenti o difetti di nessun tipo. Vi è la presenza di qualche sprite in meno a video rispetto al Coin-op, manca qualche nemico e qualche oggetto in alcune posizioni e mi è sembrato di notare anche qualche minima differenza nel design dei livelli, soprattutto in quelli più avanzati. Comunque, a quei tempi, parliamo del 1989-1990, se volevi una conversione che sembrasse quasi identica al Coin-op, dovevi prendere questa. La grafica è proprio eccezionale, guardate che colori magnifici, guardate che bei dettagli. Sembra quasi di trovarsi di fronte al Coin-op. Anche il sonoro è stupendo. A me è sembrato che ci siano anche delle musiche diverse, ci sia più varietà nelle musiche, ci sia qualche riarrangiamento. Purtroppo non ho trovato informazioni in merito in internet, probabilmente non ho guardato nei siti giusti, perché credo che da qualche parte sia scritto, ve lo assicuro, a me è sembrato di sentire musiche un pochino diverse e anche una maggiore varietà di musiche. Comunque, al di là di questo, la musica è eccezionale. Qualche musica nuova negli ultimi livelli non mi è piaciuta così tanto come le altre, però nel complesso è fantastico il sonoro, anche gli effetti sono assolutamente godibili. Ecco, magari gli effetti non sono così tanto belli come quelli sentiti nell'originale arcade, ma secondo me dal punto di vista delle musiche questa versione Amiga supera l'originale Coin-op. La giocabilità. I controlli sono ottimi e nonostante l'utilizzo di un solo tasto non ho avuto nessun problema. Esattamente come è avvenuto per la versione Commodore 64, anche qua su Amiga, per saltare bisogna premere in alto, ma è sufficiente tenere premuto il tasto di fuoco e successivamente
premere in alto o in diagonale per direzionare il fuoco senza il pericolo di compiere salti indesiderati. I controlli rispondono comunque bene, sono reattivi e tutto funziona nel migliore dei modi. Il level design, essendo quasi identico a quello dell'arcade, è di altissima qualità, anche se ripeto che ho notato qualche minima differenza, soprattutto nei livelli avanzati, ed il gioco secondo me è molto divertente, con una buona varietà di diverse tipologie di nemici, una struttura che mischia sapientemente un'azione platform con un'azione run and gun e dei bei boss di fine livello. Ogni boss necessita di una diversa strategia. Diciamo che i boss in questo videogioco sono iconici. C'è una cosa che però mi ha dato un pochino fastidio: il livello di difficoltà è mediamente più basso rispetto al coin-op originale, ma a riequilibrare la situazione ci sono alcune situazioni che improvvisamente fanno impennare il livello di difficoltà, e lo fanno in un modo che a me non è piaciuto molto. Praticamente, soprattutto verso le fasi finali, a seguito di un tratto comunque non estremamente difficile, ti trovi a dover affrontare una breve zona in cui la difficoltà aumenta esponenzialmente, per poi magari scendere un pochino più avanti e poi successivamente ripresentarsi questa impennata di difficoltà, una modalità che non ho gradito particolarmente. La longevità è, se consideriamo che è un videogioco arcade, più che sufficiente. 6 schemi non sono tantissimi nemmeno per un arcade, però almeno sono presenti tutti gli schemi della versione originale, cosa che purtroppo manca nella conversione per Commodore 64. Il livello di difficoltà non è troppo basso, per cui, considerando che la conversione di un arcade, la longevità secondo me va bene. Ovviamente non durerà tanto quanto un gioco di ruolo o una simulazione sportiva in cui è possibile giocare in due, ma questo credo che sia ovvio. Le mie considerazioni finali: Toki su Amiga dal mio punto di vista è impressionante ed è una conversione che, finché non avevo Amiga, ho sempre invidiato. Gli unici difetti sono una progressione della difficoltà non proprio calibrata al punto giusto, con qualche picco, qualche punta di difficoltà a mio modo di vedere esagerato, per fortuna non sono tanti, e un gioco in riquadrino, in finestra, che chi arrivava dal mondo delle console come me poteva trovare strano. In questo video io vi ho ingrandito l'area di gioco. Per il resto, questo Toki su Amiga spacca, ragazzi, cioè spettacolare. La recensione è finita, a fine video verrà visualizzata la mia votazione personale. Vi ricordo che un like e un'iscrizione al mio canale supportano il mio lavoro. Vi ringrazio per la visione. We'll be right back.
Thank you.